Sorto lungo la sponda destra del fiume Maira, il comune di Cavaller Maggiore è circondato dalle città di Bra, Saluzzo, Racconigi e Savigliano. Una cittadina baricentrica, a 30 km da Torino e 30 da Cuneo. Cavaller Maggiore la pensiamo come una classica piccola città della provincia di Cuneo, una città vivace, basata storicamente sull'agricoltura, quindi un paese di campagna, nello stesso tempo con ville molto pregiate e dall'altra parte luoghi sacri di altissimo livello. I numerosi ritrovamenti archeologici consentono di percorrere le tappe della storia di Cavaller Maggiore, risalendo con certezza sino al secondo secolo avanti Cristo. I primi segni di un insediamento a Cavaller Maggiore rimandano all'epoca romana. Infatti fu scoperta all'inizio del Novecento una tomba romana in località Trebietta, a est del paese verso Bra. Lo stesso nome originario di Cavaller Maggiore, ovvero Caballarium Maius, o Cavalar, in un'altra dizione medievale, è legato a un toponimo latino, quello del Caballus. Il Caballus è il cavallo da allevamento, il cavallo da lavoro, contrariamente all'Equus, che invece è il cavallo del cavaliere, e quindi Caballarium indicava un luogo destinato all'attività dell'allevamento di cavalli da lavoro. Ciò indica che la zona, già in epoca romana, era vocata totalmente all'attività agraria, e tale rimase per i successivi 20 secoli fino a pochi decenni fa. L'originario insieme di ville rustiche e masserie si trasformò a ridosso dell'anno 1000 in un vero e proprio villaggio. Proprio in quegli anni viene fondata la chiesa più antica della città, che è la chiesa di San Pietro. Una chiesa che ha una particolarità interessante, ovvero una chiesa parrocchiale ma fondata al di fuori delle mura, al di fuori del centro storico del paese. La chiesa di San Pietro in Vinculis, in stile romanico, consta di tre navate che terminano in altrettante absidi. Queste antiche mura furono erette utilizzando tra i materiali da costruzione anche frammenti in marmo risalenti all'epoca romana. San Pietro ebbe il titolo di parrocchia per tutto il basso medioevo e poi, nel XVI secolo, l'antico plesso venne soppiantato dalla nuova chiesa dei Santi Michele e Pietro, edificata sul luogo in cui sorgeva un'antica cappella della famiglia Romagnano. Le vicende di Cavaller Maggiore nel Medioevo si uniscono nel XIII secolo alle vicende di Casa Savoia. Il paese entra nei domini dei Savoia e da quel momento unisce la propria storia con la dinastia Sabauda, quindi col Ducato di Savoia e poi col Regno di Sardegna. Durante il Medioevo la città plasma la sua forma, in particolare con i palazzi porticati e con le vie lastricate e soprattutto con le chiese. Se in molti campanili disegnano il profilo della città, le sontuose facciate dei plessi sacri arricchiscono le prospettive del centro urbano. La chiesa di Santa Maria della Pieve, ricostruita in luogo di un edificio medievale risalente alla prima metà dell'XI secolo, venne solennemente benedetta nel 1903. Il santuario della Madonna delle Grazie, originariamente innalzato dai monaci agostiniani in forme gotiche, venne ricostruito all'inizio dell'Ottocento in stile neoclassico. Da un punto di vista artistico, la chiesa di San Bernardino o di Santa Croce, sede della confraternita dei Battuti Bianchi, merita una menzione particolare. È una chiesa che viene edificata nel Settecento ad opera della confraternita, in particolare ad opera dei nobili Filippi di Baldissero, originari di Cavaller Maggiore. L'architetto è Francesco Gallo, che è lo stesso architetto, tra le altre cose, del santuario di Vicoforte di Mondovì. Il santuario di Vicoforte di Mondovì ha una caratteristica comune alla chiesa dei Battuti Bianchi di Cavaller Maggiore, ovvero una cupola internamente dipinta in prospettiva, ed è un vero e proprio gioiello architettonico e artistico della città. Nel corso della visita, sempre guidata da un appassionato volontario della confraternita, è possibile esplorare gli angoli più riposti della struttura. Degno di nota è lo splendido coro ligneo risalente al primo Seicento e i gruppi statuari del Plura e del Clemente. Passeggiando lungo la via principale, appena oltre l'ombra dei portici antichi,
si può ammirare la torre civica, la cui costruzione, iniziata nel 1564 su progetto di Battista Filippi, terminò nel 1581. Alla sommità dei suoi 28,60 metri troviamo l'orologio e la cella campanaria, tuttora usata per annunciare gli eventi della vita cittadina. Pregevole esempio di architettura civile della metà del Cinquecento, Palazzo Garneri è oggi la sede del municipio. L'Ottocento è un secolo di grandi trasformazioni e la città assume l'aspetto molto prossimo a quello odierno. La costruzione della ferrovia, che collega ottimamente il paese alla capitale Torino e alle città di Cuneo, Bra e Alba, segna il salto di qualità e dota Cavaller Maggiore di un nuovo punto di forza, strategico anche oggi. Nell'Ottocento nasce ed è attivo il Cavaller Maggiorese più illustre, cioè Ascanio Sobrero. E a Cavaller Maggiore Ascanio Sobrero, che è il chimico inventore della nitroglicerina, sarà sempre molto legato. Se Ascanio Sobrero è il personaggio più rilevante del XIX secolo, il XX secolo vede senza dubbio nella figura del cantautore Gian Maria Testa il portabandiera più eminente. Oggi Cavaller Maggiore è una cittadina vivace che ha continuato a crescere investendo sull'arte urbana. Il percorso dei murales realizzati nei festival di street art passati, che occhieggiano dalle pareti dei principali edifici contemporanei, rappresenta un'interessante idea per una passeggiata culturale. Tra gli eventi degni di nota è necessario porre l'accento sul presepe storico meccanico, realizzato su una superficie di 300 metri quadri e assemblato grazie al minuzioso lavoro di decine di volontari. Unico per la caratteristica di potervi camminare al suo interno, vanta opere artigianali che coprono un arco temporale che va dal 1700 al 1900. Arricchiscono la sua spettacolarità i giochi d'acqua e di luci, che si alternano scandendo il ritmo della giornata. La Fiera Piemontese dell'Editoria e la Fiera del Gorgonzola completano il paniere degli eventi che portano in scena le eccellenze produttive del territorio. A tale proposito, sono due le realtà industriali degne di nota: la Campiello, che produce i famosi novellini, e la Biraghi, terzo produttore nazionale di gorgonzola e primo produttore di formaggio grattugiato. Esistono diversi caseifici sul nostro territorio e ultimamente anche persino un caseificio di latte di pecora. Se il caseificio Persi è specializzato nei prodotti a base di latte vaccino, fortemente ancorati alla tradizione, l'azienda agricola La Rosa Bianca punta sui prodotti a base di latte ovi caprino, differenziando sapori e profumi nel segno della sostenibilità. Prima di tutto allevo pecore, produco latte e trasformo il latte delle mie pecore, del mio allevamento. I nostri prodotti si dividono in fiore blu di pecora, tastuma stagionata e tastuma tenera per quanto riguarda gli stagionati. I freschi sono dei tomini, serie Ras, primo sale e come sottoprodotto abbiamo la ricotta. E questo è solo uno dei tanti motivi per fare sosta a Cavaller Maggiore e scoprire le sue molte eccellenze. Venire a Cavaller Maggiore, anche solo per fare due passi, per vedere la città, vuol dire immergersi in un mondo contadino e rurale della nostra provincia e in un mondo che ha saputo anche valorizzare quelli che sono i propri doni artistici e, dall'altra parte, di dargli un giusto contrasto con la modernità.